Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore risorto sia con tutti voi. Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione appartengo al mondo, ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al cuore di Gesù. Sono parole sintetiche attraverso le quali Madre Teresa di Calcutta descrive la sua vita umana e la sua parabola spirituale e missionaria. Sono le parole di una testimone che con la sua vita continua a parlarci. Le sue parole non suonano isolate, ma si legano gioiosamente a quelle di tanti altri discepoli missionari del nostro tempo, che con le loro vite testimoniano l'amore di Dio per l'umanità. Di me sarete testimoni, è infatti il titolo del messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale. Rappresentano la chiamata di ogni battezzato a rendere testimonianza di Gesù nel mondo. Vite che parlano. È lo sviluppo tematico scelto dalla Chiesa italiana per l'ottobre missionario. Questa sera i due temi si intrecciano e ci restituiscono ancora l'eco del Festival della Missione. Vivere per dono è infatti quanto hanno vissuto e accompagnato la vita di tanti testimoni. Vite vissute che ci ricordano che il Vangelo è il dono più grande, capace di indicare dinamiche di gratuità e riconciliazione. In ascolto della parola vogliamo aprirci alla narrazione delle vite di tanti missionari e del loro camminare insieme con tante chiese del mondo. Sono vite che gratuitamente hanno tante cose da dirci perché donate a Cristo, alla missione della Chiesa, ai poveri. L'ascolto delle vite dei missionari si fa accoglienza grata della vita di tanti discepoli missionari a noi vicini, di testimoni che hanno condiviso con noi la loro esperienza di fede. Anche noi, con le nostre vite, vogliamo farci testimonianza del risorto, con loro diventare vite che parlano. Il Salmo 87 lo recitiamo a cori alterni. Donne e uomini, cominciano le donne. Sui monti santi le sue fondamenta, ama il Signore le porte di Sion, più che ogni altra dimora di Giacobbe. Cose scritto ben leggi, dice di te, città di Dio, tra quanti morano, si scriverà anche Babilonia e Rab. Tua Chiesa.
Nel tuo disegno di amore, o Padre, hai voluto che tutte le genti formassero l'unico popolo dei rinati alla vita. Perdonaci le nostre divisioni, guidaci sulla via che porta all'unità per essere tutti cittadini della città, della Grande Madre e dell'Agnello. Amen. Battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Parola del Signore. E Madre Teresa. Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e sul mandato della Chiesa. La missione, perciò, si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c'è qualcuno che in qualche situazione molto particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato. Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi discepoli in missione a due. La testimonianza dei cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui l'importanza essenziale della presenza di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione. Generalmente le suore escono a due. Per compiere il loro lavoro. A chi le chiese per quale motivo avesse stabilito questa norma, la madre rispose:
perché due teste hanno maggiore saggezza di una e quattro mani possono eseguire più lavoro di due. A questa risposta, ispirata al buon senso, forse si sarebbe potuto replicare: e allora perché non farle uscire tre a tre? Avrebbero ancora più saggezza e maggiore efficacia d'azione. Ma un motivo più vero può trovarsi nelle loro costituzioni. Il Vangelo narra che Gesù inviò i suoi apostoli e discepoli per la loro missione apostolica a due, quindi anche noi usciamo imitando il modello del Vangelo, secondo quanto ordinato da Gesù. E a due possono assicurarsi reciprocamente compagnia, aiuto, edificazione, sostegno, sollievo, protezione. Non dimenticherò mai l'uomo che ho raccolto da una fogna a cielo aperto. Tranne che sul viso, i vermi brulicavano su tutto il suo corpo, che sembrava trivellato di buchi. Lo stavano mangiando vivo. Doveva essere svenuto e caduto nella fogna, e tanta gente deve essere passata per quella strada, ma la melma l'aveva ricoperto. Ho visto muoversi qualcosa e mi sono accorta che era un essere umano. L'ho tirato fuori, l'ho portato nella nostra casa ed era tranquillo. Non avevo ancora iniziato a pulirlo, ma queste furono le uniche parole che mi disse: ho vissuto come un animale in strada, ma morirò come un angelo amato e accudito. Due ore dopo, quando abbiamo finito di pulirlo, è morto. Ma c'era una gioia così radiosa sul suo volto. Non avevo mai visto una gioia così, una gioia reale, la gioia che Gesù è venuto a darci. Thank you.
seduti. Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico centrifugo, quasi a cerchi concentrici, da Gerusalemme, considerata la tradizione giudaica come centro del mondo, alla Giudea e alla Samaria e fino all'estremità della terra. Non sono mandati a fare proselitismo, ma ad annunciare. Sorelle, voi e io siamo state mandate. Un missionario è una persona che è stata mandata e noi siamo state mandate. A fare cosa? La carità. Che cos'è una missionaria della carità? Un veicolo dell'amore di Dio. Che bel nome hanno dato gli uomini musulmani alle suore. Questi uomini indiani non le chiamano missionarie della carità, le chiamano portatrici dell'amore di Dio. Che bel nome! Siate vere collaboratrici di Cristo, irradiate e vivete la sua vita. Siate angeli consolatori per i malati, amiche dei piccoli, e amatevi l'un l'altra come Dio ama ciascuno di voi, di un amore speciale, intensissimo. Siate gentili tra voi. Preferisco che commettiate errori con gentilezza piuttosto che compiere miracoli con scortesia. Ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l'importanza fondamentale dell'agire dello Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui. Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella preghiera, la quale, voglio sottolineare ancora, ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci ristorare e fortificare da Lui sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli altri la vita di Cristo. Per essere in grado di amare i non amati, di dare amore nel vostro cuore ai non voluti, ai non accuditi, dobbiamo iniziare ad amare a casa. E come si inizia? Pregando insieme, perché il frutto della preghiera è un approfondimento della fede. Allora credo che qualsiasi cosa faccia, lo faccio a Dio stesso, l'approfondimento della fede. E il frutto della fede è l'amore. Dio mi ama, io amo mio fratello, mia sorella. Non conta la religione, non conta il colore, non conta il luogo. Loro sono mio fratello, mia sorella, creati da Dio stesso, dalla stessa mano. E poi il frutto di quell'amore deve essere azione, servizio, fare qualcosa. Dunque, preghiamo per portare la preghiera nella nostra famiglia. Pregate insieme, abbiate veramente il coraggio di fare qualcosa di bello per Dio e qualsiasi cosa facciate l'uno all'altro, la fate a Dio. Portare la preghiera nella vostra famiglia. Che meraviglia pensare che Dio ama me e che io posso amare voi e voi potete amare me come Lui ci ama.
Che dono straordinario da parte sua. Anche i poveri sono un dono che ci fa Dio. Che privilegio per noi, vere contemplative nel cuore del mondo. E allora impariamo a pregare. Insegnate ai bambini nelle vostre scuole a pregare. Famiglie, insegnate ai vostri figli a pregare, perché dove c'è preghiera c'è amore, dove c'è amore c'è pace. E oggi, più che mai, abbiamo bisogno di pregare per la pace. E ricordiamoci che le opere d'amore sono opere di pace, gioia, condivisione. I missionari di Cristo non sono inviati a comunicare se stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno invece l'altissimo onore di offrire Cristo in parole e azioni, annunciando a tutti la buona notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come i primi apostoli. Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il martire, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che lui ci ha fatto di se stesso. La prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto. L'esperienza di essere salvati da lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Gesù è assetato sotto le sembianze più dolorose. Uno dei tratti peculiari della spiritualità della madre era riuscire a vedere Cristo tra i poveri, sotto le sembianze più dolorose. Questa espressione, le dolorose sembianze, ha un significato particolare. Non si limita ad accennare ai più poveri tra i poveri, ma a vedere Gesù nei loro volti sfigurati, in una forma molto difficile, molto ardua da riconoscere. E tuttavia credere che Gesù sia lì, che Gesù sia assetato, e a cercare di stargli vicino. Non si può acquisire quella fede nelle dolorose sembianze se non si entra in contatto con esse attraverso la meditazione, attraverso la preghiera e soprattutto attraverso l'Eucarestia. E poi la madre diceva: il Gesù che ricevo nell'Eucarestia è lo stesso Gesù che servo, non è un Gesù diverso. Penso che quella presenza sia il fulcro della spiritualità delle missionarie e della carità. Voglio servire e amare Gesù nei popoli. Voglio vivere come San Francesco d'Assisi, vivere una vita di povertà e mettermi al suo servizio. Cari amici, l'ascolto delle testimonianze di Papa Francesco e di Madre Teresa le accogliamo come eco del Vangelo che abbiamo proclamato, un brano dal capitolo 24 di San Luca che ci riporta a quell'incontro lungo la strada, lungo il cammino. Modello del cammino che la Chiesa italiana e anche la Chiesa intera questi anni sta cercando di riprendere come cuore
del suo esistere un cammino sinodale, quel cammino dei discepoli che viene affiancato da Gesù risorto e che attraverso momenti di graduale rivelazione ai due discepoli, aprendo loro gli occhi e il cuore, consegna loro il messaggio fondamentale della sua missione nel mondo. Aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Queste sono le parole attraverso le quali, amici miei, Gesù consegna se stesso nell'evento della passione, morte e risurrezione in forma di annuncio. Così sta scritto, così è avvenuto, così annuncerete. Consegna il chierigma, cioè la sintesi molto essenziale di ciò che l'umanità di ogni tempo ha bisogno di ascoltare e di ricevere per la conversione e il perdono dei peccati, che noi chiamiamo sinteticamente con la parola salvezza, ma che la gente oggi non comprende più. Perché la gente oggi non comprende più la parola salvezza? Le parole che abbiamo ascoltato da Papa Francesco e da Madre Teresa, proposte nella veglia di questa dimensione missionaria del mese, ma direi della vita della Chiesa, e sono, dicevo, l'eco di quel kerygma, cioè sono parole che traducono quell'annuncio rendendolo comprensibile alla gente. A mio parere, qual è stato il blocco di questo annuncio della salvezza nel tempo che giunge fino a noi oggi, per cui la gente non comprende più il kerygma, cioè quell'annuncio sintetico, essenziale, che Gesù consegna di se stesso agli apostoli e che diventerà per l'apostolo Paolo la predicazione fondamentale, come per tutta la Chiesa delle origini? Annunciava ai pagani che cosa? Che Gesù, figlio di Dio, è morto e risorto e ti salva. Questa era l'essenza dell'annuncio ai pagani, come anche ai giudei. Ma non era soltanto questo. Noi pensiamo che l'annuncio del kerygma sia tutto e soltanto in queste parole essenziali. Cioè, come se noi oggi dicessimo a chiunque: guarda che Gesù è morto e risorto per te e ti salva. Quello ti guarda negli occhi ma non ti capisce. E perché allora in quei primi tempi del cristianesimo convertiva i pagani o i giudei al cristianesimo, alla fede in Gesù? Perché legato accanto a quell'annuncio delle parole essenziali c'era la predicazione. Non bastava quella formula, altrimenti diventava, noi attribuiamo una formula magica, un potere magico a quella formula. Cioè basta che io dica oggi a chiunque: Gesù ti salva, quello ti comprende e si converte. Non è così. Non è così. Che cosa manca a quel kerygma che rimane essenziale, cioè insostituibile? Quello è l'annuncio. Ma ci vuole la predicazione però. Che cos'è la predicazione rispetto a quell'annuncio? Siamo in pieno, come dire, motivo missionario della Chiesa. A quel kerygma, che significa primo annuncio, o meglio annuncio essenziale, sintetico, dovrebbero seguire quelle che potremmo chiamare i kerygmi al plurale, cioè tutte quelle predicazioni che, facendo sempre riferimento a quell'annuncio di Cristo morto e risorto che ti salva, declinano però quell'annuncio in tutte le situazioni della vita. Allora quella persona ti capisce. Le testimonianze di Papa Francesco, i racconti di Madre Teresa, cosa racconta Madre Teresa? Racconta esattamente l'annuncio fondamentale, che Gesù è morto e risorto per te e ti salva,
senza mai dire queste parole. Ne dice altre, ma le dice in modo comprensibile a quell'uomo della fogna che muore da angelo. Non gli ha detto Gesù è morto e risorto per te, ti salva. Glielo ha fatto capire, glielo ha detto con parole, sorrisi, gesti e azioni compiute dalle quali quell'uomo muore da angelo e non da uomo da fogna. La nostra fatica è passare, ma non per tradire, dal cherigma ai cherigmi. I cherigmi sono tanti. Se io devo annunciare a questi bambini che Gesù è morto e risorto per loro e li salva, detto così loro non mi capiscono, io sto dicendo la verità, ma loro non mi capiscono. Devo declinare il cherigma per la vita di un bambino di 8 anni, altrimenti non mi comprende, quindi la predicazione è fallita. C'è una storia di fallimento che noi conosciamo molto bene, che è quella proprio di Paolo all'Areopago di Atene. Ha provato a dire queste parole, lo hanno deriso, perché gli ateniesi, perfettamente saggi ma pagani, non capivano questo annuncio. Allora il nostro impegno missionario nelle comunità, in ogni parte del mondo, perché questo riguarda la Chiesa, la missione della Chiesa, è proprio questo: annunciare il cherigma attraverso i cherigmi. Come diventa quel cherigma di Gesù morto e risorto che ti salva una mamma che vuole abortire? Se io glielo dico così, quella non mi capisce, rimane con l'idea che è bene abortire. Se viene un povero, una famiglia in difficoltà e mi chiede il pacco viveri come Caritas e io gli faccio quell'annuncio, guarda che Gesù è morto e risorto per te e ti salva, non mi capisce, capisce soltanto il pacco che riceve. Come posso declinare quell'annuncio nella situazione di povertà in cui la persona vive? Dal cherigma ai cherigmi. E i cherigmi, ce lo ricorda Papa Francesco, sia nella Evangelii Gaudium, sia nella Amoris Laetitia, applicandolo proprio alla storia delle famiglie, come quell'annuncio di Gesù morto e risorto diventa salvezza in quella famiglia ferita, in quella famiglia separata, in quella famiglia convivente. Che cosa dice in quella situazione le parole di quell'annuncio, di quel primo annuncio fondamentale? Ma lo devo declinare, dice Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, secondo le diverse situazioni della vita. Perché se io lo ripeto così com'è, in qualunque situazione della vita, chi lo riceve quell'annuncio non comprende che cosa sto dicendo, di che cosa sto parlando. Il cherigma è la predicazione dei cherigmi che incarnano quell'annuncio essenziale nelle vicende della vita della persona, perché diventi predicazione, evangelizzazione, dice Papa Francesco. Si evangelizza a partire dal cherigma, traducendolo e declinandolo nei bisogni, nelle condizioni reali in cui la persona, le persone vivono e alle quali tu ti rivolgi, evitando il grande rischio di rivolgerci a chiunque dicendo a tutti la stessa formula che arriva a non dire niente più a nessuno. Questa è la missionarietà della Chiesa, è molto importante. È chiaro che questo significa incarnazione, perché Paolo, dopo la disfatta direi di Atene, capisce dove ha sbagliato. Ha sbagliato non nei contenuti, lui aveva ragione a predicare che Gesù era risorto, ma il concetto di risurrezione ad Atene nella filosofia greca non esiste, quindi non lo capivano. Il Vangelo di Luca, che viene da una cultura pagana, non giudaica, non usa per esempio il verbo risurrezione, ma il verbo esaltazione, che era confacente alla cultura pagana. Esaltazione capivano cosa significava. Risurrezione non significa nulla per loro, anzi lo deridono, lo prendono in giro, per dire come il chiedico, ma è giusto, è vero, ma come lo declino alle singole situazioni, alle condizioni reali in cui la persona vive? Vive la sua esistenza, la sua precarietà? Come posso tradurre il cherigma di Gesù sulla frontiera tra Russia e Ucraina, tra i conflitti marito e moglie? Come posso tradurlo nelle situazioni di conflitto che in ogni modo si svolgono nelle tante situazioni della vita? E allora è con la predicazione che si fa evangelizzazione, perché fa penetrare quell'annuncio vero, essenziale, nella carne dell'esistenza vissuta. Ecco,
Madre Teresa fa questo. Noi abbiamo ascoltato dei lunghi brani, ma che ci dicono questa declinazione della verità che Gesù è risorto, e lo faceva nell'amore di Gesù risorto, quello che faceva, quello che diceva, ma senza forse mai dirlo, ma trasmettendolo, perché declinato nei bisogni, nelle attese, nelle implorazioni, nelle povertà della gente che cercava e che incontrava, così come in ogni, in qualunque situazione di vita. Come posso dire che enigma che Gesù morto e risorto per te ti salva, se un ragazzo di 15 anni che ha fatto con me la cresima mesi fa adesso ha scoperto una bruttissima leucemia? Come posso declinargli quel che enigma in quella situazione di vita? Non so se altrimenti quel enigma che è vero, ma non parla, non dice nulla, è troppo essenziale. Va bene a tutti, ma non va bene a nessuno se poi appunto non lo traduco, non lo declino e lo rendo presente, forte, va davvero salvifico, ma nella condizione della vita della persona che riceve quell'annuncio. Dal cherigma ai cherigmi, il passaggio è la predicazione e l'evangelizzazione che deve riguardare appunto l'esistenza in cui quel cherigma si fa, prende carne. Quel Vangelo di Luca lo abbiamo declinato attraverso Papa Francesco, attraverso Madre Teresa, ma attraverso le nostre storie, le nostre presenze, le nostre vicinanze, le nostre prossimità, perché quell'annuncio sia davvero salvezza per chi lo riceve. Ecco allora la missione in cui la Chiesa ci chiede di starci dentro. Papa Francesco su questo è molto pratico e molto concreto: non si deve parlare a tutti per non parlare a nessuno, ma parlare a tutti per arrivare a parlare a ognuno, servendo con il cherigma della salvezza il bisogno e la speranza di ogni creatura. Ecco perché lo Spirito nella vita della Chiesa è essenziale, perché guida il cuore dell'annuncio, il cuore della evangelizzazione, il cuore della predicazione, perché possa essere un fuoco che si accende nel cuore di chi riceve questa parola. Noi sempre la predichiamo e la indichiamo come una parola che salva. E perché la gente non la accoglie? Non è perché non salva, ma perché non la comprende. E non la comprende non a livello intellettuale, anche, ma non la comprende come aderenza alla vita che sta vivendo, a quel debito che deve pagare, a quelle tasse che non riesce a saldare, è chiaro, a quei doveri che non riesce più a rispettare, a quegli obblighi che per i quali si sente soffocare. E allora cosa diciamo noi? È complicato, è molto complesso, però la complessità non deve farci rifugiare nelle formule, perché se richiedi che diventa una formula, quella formula è un fallimento, no, chiude la missione, cioè stacca i ponti, i legami con chiunque l'ascolta pure, ma senza dirgli minimamente perché è strano a quello che io intendo dire o far capire, soprattutto far vivere. Ora abbiamo la presentazione dei candidati che si preparano a partire per il Burundi. A nome della nostra chiesa di Sora Cassino, Aquino e Pontecorvo, si offrono come testimoni del Vangelo, della gioia e della speranza. Rocco De Chandis, fotografo, è la prima volta che fa questa esperienza in terra di missione. Sandro Barone, ottico,
Sandro ha già diverse esperienze in terra di missione in Africa, però credo che sia la prima volta che è proprio inviato dalla Chiesa. Poi abbiamo Cristina con la Francesco. Don Francesco. Cristina è la prima volta che viene in Africa come ginecologa. Rocco Sparghieri. È orafo e viene per insegnare dei lavoretti che possono poi fare gli stessi indigeni lì in terra africana. E abbiamo Augusto Vinciguerra, dottore, con già anche lui tante esperienze in terra di missione. Sorelle e fratelli, prima di ricevere il mandato missionario, vi chiedo di rinnovare la vostra professione di fede e la fede della Chiesa che siete chiamati a condividere con quanti incontrerete nel vostro cammino. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, prima di ricevere il mandato, ai candidati chiediamo di recitare questa preghiera di Don Primo Mazzolari dal titolo Ci impegniamo con Cristo, solo i missionari. Ci impegniamo a noi e gli altri, unicamente noi e gli altri, chi sta in alto e chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo senza pretendere che si impegnano, con noi e il suo conto, con noi in altro modo. Ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza ingannare chi non si impegna, senza disimpegnarci che altri non si impegnano. Ci impegniamo perché noi ce lo impegniamo. C'è qualcuno o qualcosa in noi, un istinto, la ragione, una vocazione, una grazia più forte di noi stessi. Ci impegniamo a dare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita, una ragione che non sia una delle tante ragioni che conosciamo e che noi sentiamo nel cuore. Ci impegniamo a portare un destino di tempo, a sentirci responsabili di tutti, ad avviarci, sia pure attraverso verso l'amore. Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore, la sola certezza che abbiamo confronti, la sola che basta impegnarci per noi. Carissimi, si rinnova oggi per noi l'esperienza della Chiesa dell'origine, la quale inviava alcuni suoi figli non solo a confermare nella fede i propri fratelli, ma ad annunciare con franchezza apostolica il Vangelo ai popoli che ancora non conoscevano Cristo. L'invio di questi nostri fratelli, secondo le concrete necessità delle chiese particolari, renda più forte il vincolo di comunione fraterna che già vive e opera mediante la preghiera. Invochiamo ora il dono dello Spirito. Thank you.
Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Guarda quanto è grande la tua messa e manda i tuoi operai perché sia annunziato il Vangelo ad ogni creatura. E il tuo popolo, radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e dell'amore per Cristo nostro Signore. Cori missionari, ci mettiamo in ginocchio. Ti benediciamo e ti lodiamo, Dio, perché nel misterioso disegno della tua misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato mediante l'effusione del suo sangue e colmarli dei doni dello Spirito Santo. Egli, vinta la morte prima di salire a te, o Padre, mandò gli apostoli, vicari del suo amore e del suo potere regale, per annunciare ai popoli il Vangelo della vita e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici del battesimo. Guarda, o Signore, questi tuoi servi che, investiti del segno della croce, inviamo come messaggeri di salvezza e di pace. Guida i loro passi con la tua destra e sostienili con la potenza della tua grazia, perché non vengano meno sotto il peso delle fatiche apostoliche. Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo. Quanti la ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo. Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito, perché fatti tutto a tutti conducano a te, o Padre, una moltitudine di figli che nella Santa Chiesa ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. Ora abbiamo la benedizione delle croci. Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce del tuo Figlio l'origine di ogni benedizione, la fonte di ogni grazia, benedici queste croci e fa che chi la porterà davanti ai fratelli e alle sorelle si impegni a rinnovarsi a immagine del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora i missionari vengono davanti e il vescovo darà il crocifisso. Fammi leggere. Augusto, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica il Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Rocco, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristina, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Sandro, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.
Rocco, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Pasqualino, ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Segnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, benedici e proteggi noi tuoi figli che abbiamo partecipato a questa veglia. Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto, ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari del tuo figlio sappiamo essere sempre e ovunque testimoni del tuo amore e della fraternità che nasce dal Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. E con l'uscita della Chiesa vi saranno distribuite dei ricordini, una preghiera di Madre Teresa con una matita, perché Madre Teresa amava dire che lei era una semplice matita nelle mani di Dio. L'importante è che quella matita si consumasse fino alla fine. Ecco, anche noi siamo chiamati a vivere, a fare questa esperienza appunto della matita di Madre Teresa. Per cui, oltre ai ricordini che verranno distribuiti,
I ragazzi qui della nostra comunità hanno preparato delle matite particolari fatte da loro che porterò in Burundi per i ragazzi del Burundi. La benedizione è l'inizio della missione, è il congedo che ci invia lungo la vita di ogni giorno nella quale scrivere le parole di salvezza nel cuore di chi incontriamo, come grazie a qualcun altro quelle parole di salvezza sono state scritte già nel nostro cuore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Ringraziamento a tutti voi, a coloro che porteranno la presenza della nostra Chiesa nella Chiesa Sorella di Rutana e a tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile la nostra partecipazione a questo momento intenso di preghiera. Ma prima di sciogliere l'assemblea vogliamo fare gli auguri a Don Pasqualino, perché oggi festeggia il suo compleanno. Eccellenza, stasera con noi abbiamo anche i sacerdoti burundesi, Don Canisio, Don Nicolas, Don Carun. Charles, padre Charles. Sì. Ecco, li abbiamo con noi questa sera della veglia. Buona serata a tutti. Per le strade in tutto il mondo.